classe terza E del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Treviso. Con questo video intendiamo contribuire alla promozione e diffusione del patrimonio delle ville venete, fenomeno unico e caratterizzante la nostra regione, il Veneto. Grazie al progetto Lezioni in Villa, dal 2006 il Liceo da Vinci si impegna nel far conoscere e promuovere le ville venete alle giovani generazioni, perché possano essere consapevoli della ricchezza culturale e artistica che il territorio offre. E consapevolezza vuol dire responsabilità di un bene comune da diffondere e valorizzare, vuol dire essere cittadini attivi e propositivi per una società migliore e guardare al futuro con ottimismo. Conferma la rilevanza del fenomeno. La sola provincia di Treviso, in cui abitiamo, annovera ben 768 complessi censiti dall'Istituto regionale Ville Venete. È la prima provincia in Veneto per numero di ville. A livello internazionale e nazionale è emersa da tempo l'esigenza di promuovere una cultura che valorizzi la conoscenza del patrimonio artistico e dei beni culturali presenti nel territorio e li consideri una preziosa risorsa dal punto di vista sociale, economico e turistico. Noi crediamo che le giovani generazioni possano farsi portavoce presso altri giovani in Europa e nel mondo, nella diffusione e conoscenza della ricchezza culturale e artistica che il nostro territorio possiede. E le ville venete sono un valore da far conoscere. Agli inizi del 1300, la Repubblica di Venezia, economicamente ricca e potente grazie al florido commercio marittimo con l'Oriente, decise di estendere i propri confini nel vicino entroterra. Così i veneziani, che fino a quel momento erano dediti a coltivare il mar, si interessarono anche ai domini de terra. Mercanti e nobili investirono proficuamente nei terreni agricoli, valorizzando, come da tradizione, le vie d'acqua del Brenta e del Sile. Treviso, sorta proprio su un'ansa del Sile, nel 1339 venne annessa per la prima volta ai domini della Serenissima e poi dal 1389, per ben quattro secoli, godette di grande benessere economico e sociale. In questo lungo periodo di Pax Veneta, nell'entroterra veneziano, vennero edificate numerose residenze di campagna, dette ville. Le ville, nate originariamente come centro agricolo casa bottega, lasciarono posto a residenze lussuose progettate e impreziosite artisticamente da numerosi cultori dell'arte, tra i quali spicca la figura di Andrea Palladio, che curò la realizzazione delle ville più famose, mentre al loro interno lavorarono Tiziano, Tiepolo, Canova e non solo. La villa veneta, intesa non solo come abitazione di rappresentanza e villeggiatura, nel confondersi tra vaste estensioni di campi coltivati e vigneti, presentava ali laterali, le barchesse, destinate a contenere gli ambienti di lavoro. Non mancavano inoltre magazzini e scuderie. Il corpo centrale, destinato ai proprietari, era suddiviso in piani e ogni piano assolveva diverse funzioni. Al piano nobile, abitato dalla famiglia, un grande salone occupava il centro della planimetria, mentre a destra e a sinistra si aprivano le stanze dell'appartamento residenziale. Al piano superiore le stanze della servitù e al piano terreno si aprivano luoghi di soggiorno per i periodi caldi.
pieno di un castelliere paleoveneto, divenuto successivamente presidio militare, Castrum. È una zona strategica perché dista 3 km da Treviso, 3 km dall'importante strada Claudio Augusta e 3 km dal Sile. Il primo insediamento di Villa Tiepolo Passi risale agli inizi del 1500 e raggiunge le attuali dimensioni circa un secolo dopo, a opera di Ermolao Tiepolo, procuratore di San Marco e senatore della Repubblica Serenissima. Alla fine del 1700, con la caduta della Repubblica, la famiglia Tiepolo cede la villa alla famiglia Valier, imparentata con il conte Passi del Preposulo, che, circa 20 anni dopo, agli inizi dell'Ottocento, entrano in possesso della villa dove un ramo della famiglia tuttora vi abita. Casa post-palladiana in stile veneziano barocco, con le grandi barchesse che si aprono letteralmente al corpo centrale quadrato e sul retro magazzini, rimesse, granai e scuderie. Il salone del piano nobile era il luogo di rappresentanza dove si svolgevano le feste e si firmavano i contratti di lavoro. Le pareti e il soffitto sono decorati con gli affreschi di Pietro Antonio Cerva, detto il Bolognese. In alto si apre il ballatoio collegato alle stanze delle servitù, che da là controllava e gestiva il servizio. La villa si affaccia su un elegante giardino all'italiana, con fontana, peschiera e due statue del Torretto, maestro di Antonio Canova. Ai lati del giardino si estende il parco all'inglese con viali, grotte e alberi secolari. Nel parco si trova la cappella gentilizia edificata nel 1774 e dedicata alla Madonna del Rosario. È stata affrescata da Giambattista Canal, nipote del Canaletto. Contiene la bolla papale, in quanto Papa Pio VI vi concesse l'indulgenza plenaria per la seconda domenica di ottobre. La chiesa era aperta a tutta la comunità e padroni e lavoratori la frequentavano insieme. Infine c'è il brolo, l'orto della villa con oltre 600 piante da frutto tuttora coltivate con metodo biologico. La famiglia Passi, che appunto ancora vi risiede, offre l'opportunità di visite guidate alla villa. L'apre al territorio per eventi e manifestazioni culturali. Grazie alla tenuta agricola produce vino, confetture di frutta biologica e cotognata. È anche per l'impegno costante in queste attività che la famiglia Passi può continuare l'opera di salvaguardia e di tutela di un così importante patrimonio artistico, storico e culturale per la collettività. Camminando lungo la restiera di Silea, immersi nella natura, ci si sente improvvisamente sedotti dal fascino del passato. Fra rive frondose, in una lussureggiante ansa del fiume Sile, ecco la sorpresa di Villa Valier, a testimoniare la ricchezza della civiltà veneziana del XVI-XVIII secolo. La raffinatezza di una nobile architettura e l'amenità del paesaggio, ricco di acque, vegetazione e mutevoli prospettive, divengono sintesi perfetta di arte e natura. Benché gli affreschi della facciata di Benedetto Cagliari, fratello del famoso Paolo Veronese, siano quasi del tutto scomparsi, la villa mantiene la sua eleganza e la sua suggestione. Si intuisce come da un finto bugnato a diamante partissero delle colonne d'ordine tuscanico, tra cui erano raffigurati in alcune nicchie Marte ed Ercole, allusione alle imprese militari dei Valier. Il tema è ripreso anche nei due riquadri, con battaglie dipinte tra le finestre nel primo piano. Sopra la bella trifora, che segna la sala centrale, è raffrescato lo stemma della casata. La lunga scalinata, ornata di statue e vasi, conduce all'imbarcadero sul Sile, in un contesto davvero unico, e la stupenda barchessa cinquecentesca rende la villa, ancora oggi residenza privata, maestosa nella sua sobrietà. Memo, Giordani, Valeri.
ora si può visitare. Il comune di Quinto di Treviso di recente l'ha acquistata ed aperta al pubblico. Situata nel centro di Quinto, accanto al municipio, è immersa in un parco di quasi 10.000 metri quadrati, nel quale si trovano alberi secolari, aiuole verdi e roseti. La dimora storica appartiene al XVII secolo e racchiude in sé le caratteristiche della tipica villa veneta: un corpo centrale rialzato e due barchesse laterali. Quella di destra annessa una cappella privata consacrata. Villa Memo Giordani Valeri contiene al suo interno svariati capolavori dell'artista locale Vittorio Emanuele Bressanin, nato nel 1860 a Musile di Piave. In particolare sono conservati dipinti con le scene delle quattro stagioni e il Cavadenti su sfondo veneziano. Il castello di Roncade è una delle più caratteristiche testimonianze della cultura rurale nella società veneta. A pochi minuti dalla laguna di Venezia, in un'accogliente cittadina trevigiana, il castello è l'unica villa veneta esistente cinta da mura medievali. Queste, sovrastate dai maestosi merli, abbracciano quasi per intero lo splendido giardino e il maestoso complesso rinascimentale. E nello scenario fiabesco, come quello appena descritto, non poteva mancare il fossato, oggetto di numerosi racconti cavallereschi. All'estremità si erigono quattro torri che dominano il paesaggio, mentre ai lati dell'ingresso si elevano due imponenti torrioni, su cui è visibile l'aquila bifronte in pietra bianca, stemma dei Giustinian. Furono proprio i Giustinian che incentivarono lo straordinario sviluppo urbano di Roncade, finanziando tra la fine dell'età medievale e il primo rinascimento la costruzione del castello e del borgo limitrofe. Un'impresa imponente che solamente aperte alle visioni ottimistiche dell'umanesimo rinascimentale potevano concepire. Apriamo qui una parentesi significativa per smentire con forza la diceria che prima della villa Castello Giustinian a Roncade esistesse un altro castello più antico. La leggenda, che racconta che nel Novecento Ottone II avesse donato il maniero ai conti di Collalto, passato poi nelle mani dei Sanzi e distrutto successivamente per mano di Cangrande della Scala, ha il suo fascino e in tempi lontani ha generato con successo una prosa storica romanzata. Al di là della leggenda, che come tale è e rimane, la ricostruzione storica è altra cosa. Infatti di un castello medievale a Roncade non vi è traccia, nemmeno nel tanto preciso e dettagliato catastico del 1315. Ispiratrice di tanta magnificenza è stata Agnesina Badoer, che dopo aver portato in dote al procuratore di San Marco, Girolamo Giustinian, i suoi possedimenti, compresi gli antichi mulini di Musestre e compresa la grande casa del XV secolo adiacente a Via Vivaldi, nota come il Palazzon, commissionò nel 1497 la celebre costruzione patrizia, un esemplare paradigmatico della dimora nobiliare veneziana in terraferma, che non assunse l'esclusiva funzione di residenza per villeggiatura, bensì quella di centro amministrativo aziendale. Ancora oggi la Villa Castello di Roncade offre una finestra sul passato, sorvegliata dalla leggendaria compagnia dei Fanti Oltremarini o Schiavoni, schierata lungo il suo viale d'ingresso.
Chi visita il castello, oltre ad ammirare la residenza, con annesse barchesse, bottaie e cappella privata, può passeggiare nel giardino dalle piante secolari, nel brolo alla scoperta di vini rinomati in tutto il mondo e lasciarsi travolgere dai numerosi eventi ospitati. Fu edificata nel XVII secolo dalla famiglia veneziana dei Minelli, importanti commercianti bergamaschi. Agli inizi dell'Ottocento la villa e gli edifici ad essa collegati erano passati in proprietà dell'Istituto degli Esposti di Venezia, cioè dell'orfanotrofio di quella città che li mantenne fino agli anni 60, quando furono acquistati dalla società Benetton che li ha recentemente restaurati. La Villa Minelli di Ponzano rappresenta, oltre che un importante esempio di architettura seicentesca con decorazioni pittoriche dell'età barocca, soprattutto un modello di restauro e di utilizzo di una villa veneta con l'inserimento in essa di attività produttive. Essa infatti è esemplare dimostrazione di come sia possibile recuperare il complesso architettonico e la solennità del luogo. Oggi questa villa è la sede della United Colors of Benetton. La decisione di recuperare questo manufatto per destinarlo ad uffici fu una scelta che, vista anche la situazione politica ed economica dell'Italia del tempo, confermò il coraggio dei quattro imprenditori trevigiani già visto nell'affrontare la costruzione della fabbrica. Lo storico complesso ha il suo fulcro nella villa a pianta quadrata a tre piani, caratterizzata da saloni passanti e camere laterali. A essa si affiancano, secondo il classico schema palladiano, tipico delle ville venete, due barchesse a pianta rettangolare, quella est che un tempo ospitava la foresteria e la scuderia, l'altra destinata ai saloni delle feste. Quando nel 1969 Villa Minelli divenne proprietà di Benetton, lo stato di conservazione era così precario da richiedere un lavoro di restauro lungo e complesso, che durò 15 anni. Il restauro e l'adeguamento funzionale del complesso si sono svolti in due fasi, dal 1971 al 1979 la prima, dal gennaio 1989 al settembre 1990 la seconda. Durante i restauri sono stati riportati alla luce e recuperati affreschi nascosti nel corso degli anni da strati di intonaci sovrapposti. Le oltre 20 ville venete che si affacciano sul Terraglio, canale interrato che collega Mestre e Treviso e che fu fulcro dell'espansione di Venezia nella terraferma, vi è Villa Albrizzi Franchetti, situata nella località di San Trovaso. Fu costruita alla fine del 1600 dalla famiglia Albrizzi, ricchi mercanti veneziani che eressero come primo nucleo abitativo il solo corpo centrale. In seguito furono aggiunte due barchesse simmetriche in stile palladiano e la famiglia Franchetti, che subentrò agli Albrizzi, diede la forma di un giardino all'inglese al parco di 11 ettari che circonda l'edificio. Ma la fama di questa villa è legata, più che all'architettura, alla vita letteraria e artistica che vi si svolse. Nel XIX secolo, grazie ad Isabella Teotochi, sposa di Giovanni Battista Albrizzi, la villa diventò sede di un importante centro culturale, frequentato da artisti e poeti. Spiccano le figure di Foscolo, che fu suo amante e durante la sua permanenza iniziò a comporre i sepolcri, Pindemonte, che la cantò col nome di Temira,
Byron, Monti e Canova. Nel XX secolo la villa, dopo essere stata danneggiata durante la Grande Guerra, come molte ville del Terraglio che furono sede di comandi e bivacchi di truppa, fu venduta alla provincia, che la allestì a sede staccata dell'Università di Architettura di Venezia. Una curiosità è che una discendente della famiglia Franchetti, Afdera Franchetti, sposò il celebre attore americano Henry Fonda. De Reali ad Ossone, nel comune di Casier, fu costruita sulle fondamenta del palazzo domenicale del barone Berlendis. Questo edificò la villa nel XVII secolo sui resti di un'abbazia benedettina e nel 1937 la proprietà entrò a far parte del patrimonio dei Canossa, potente famiglia di origini longobarde. Villa De Reali è costituita da numerose unità edilizie. La dimora padronale è collocata al centro e si eleva su 4 livelli. La villa segue lo stile settecentesco veneziano, ma è costruita secondo l'impianto delle ville venete palladiane, con 2 barchesse ed un corpo centrale. Lo stile prevalente è il barocco veneziano. Una delle 2 barchesse oggi ospita una raccolta di reperti romani. La villa è circondata da un ampio e suggestivo parco. Vicino a Villa De Reali si può trovare un'altra dimora storica, Villa Contarini Nenzi. Si tratta di un'antica residenza del XVIII secolo. Il complesso presenta un impianto lineare e classico. Il corpo centrale, sviluppato su 3 livelli, è unito lateralmente a 2 porticati, formando uno spazio davanti alla villa di grande impatto scenografico. Gli interni sono abbelliti da eleganti stucchi ottocenteschi. Villa Pergi si trova nel comune di Villorba, sull'intersezione tra la strada che porta verso Lovadina con la storicissima strada romana Postumia. Si ritiene che la casa sia stata costruita nel 1719, commissionata al pittore veneziano Zanetti. Nel corso degli anni successivi, grazie all'accorpamento di ulteriori proprietà, all'ampliamento e alla costruzione dell'oratorio, l'insediamento ha acquisito le caratteristiche di un qualificato complesso di villa. Per 2 secoli la villa passò a diversi proprietari, che però non la ristrutturarono, lasciando villa e adiacenze in uno stato di abbandono e degrado sempre più alto. Tra il 1989 e il 1992 viene completamente ristrutturata dalla società Smeralda, che indirizza l'attività verso lo sviluppo e la ricerca in vari settori. Il complesso si affaccia sulla strada con tipica recinzione in laterizio e ciottoli del Piave. Solo l'oratorio della Visitazione offre all'esterno la sua facciata classica con paraste e frontoncino classico. All'interno vi si trova una barchessa di 6 archi a tutto sesto, sottolineati da cornici modanate con mensole nelle chiavi. All'angolo settentrionale della barchessa si salda un secondo corpo di fabbrica, una piccola aula rettangolare riccamente ornata sulle pareti e volta da stucchi rococò. Nel 1778 il complesso è stato acquistato dal misterioso personaggio veneto Giobatta Pergi, benestante ma non nobile. Allineata con la barchessa, da essa staccata verso sud, vi è una palazzina a 2 livelli. Tale corpo è l'unico che, per caratterizzazione formale di facciata, dimostra originaria destinazione residenziale. L'architetto Tadao Ando, tra il 1993 e il 2000, ha inserito all'interno del complesso ardite strutture moderne, raffinati ed essenziali spazi verdi e specchi d'acqua. Un contrasto di essenzialità nipponica che si inserisce tra le classicissime linee architettoniche di 2 secoli fa.
quattrocentesca di notevole eleganza nelle proporzioni e nelle qualità delle finiture, Villa Agostini sembra porsi come sintesi fra la tradizionale casa fondaco veneziana, con il portico per il carico e lo scarico delle merci, e le ville palladiane, per l'ampia scalinata che precede e conduce all'elegante facciata. Arricchita un tempo da affreschi che illustravano i valori e i messaggi che i costruttori di ville volevano trasmettere, ovvero concepire la campagna come luogo di purificazione dalla contaminazione della città. La villa, purtroppo, nel corso degli anni, ha perso gran parte delle sue decorazioni, ma si distingue tuttavia per il grande equilibrio delle nude pareti e per la sapiente distribuzione degli spazi. Immerso nel parco romantico della villa si trova l'oratorio, oggi intitolato alla Beata Vergine del Rosario. Il prospetto principale è allineato al muro di cinta del giardino, affacciato sulla pubblica via, una porta aperta allo spirito di coloro che vivevano in villa e degli abitanti delle Colombere di Cusignano. Attualmente la villa è chiusa al pubblico e viene aperta solo per laboratori di pittura o rassegne musicali e teatrali. Le prime notizie relative al luogo dove oggi sorge il complesso di Villa Manfrin risalgono alla fine del 1600, quando gran parte della zona di Sant'Artemio risulta proprietà dei fratelli Maffetti. In questo luogo si trovava all'epoca un mulino, sul quale fu fatta edificare dalla famiglia Santonini, nel 1780 circa, la villa che deve il suo nome al conte Girolamo Manfrin, suo proprietario dal 1798 al 1796. A differenza della maggioranza delle ville veneta palladiane, in quest'epoca i possedimenti di campagna servivano unicamente per attribuire prestigio ai proprietari. L'interesse per la produzione agricola era perciò pressoché nullo. Un altro nome con cui questa villa trevigiana è nota è quello di Villa Margherita. Questa denominazione è dovuta a Margaret Eleanor Boone Lichtenberg, che fu proprietaria dell'edificio dal 1903 al 1915, quando questo fu venduto all'ospedale civile e casa esposti di Treviso. Dal 1915 in poi vennero avanzate innumerevoli proposte sull'utilizzo di questa villa, alcune approvate, altre mai realizzate. La proposta di adibirla a tubercolosario durante la Prima Guerra Mondiale non fu mai approvata. L'edificio fu utilizzato invece per ospitare le più svariate mostre, esposizioni e manifestazioni folcloristiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu occupata dal comando tedesco della TODT e nel 1945 fu quartier generale dell'Ottava Armata Britannica. Villa Margherita non abbandonò più la funzione di sede militare, fatto che la salvò dal degrado di cui invece fu preda lo splendido parco da cui ancora oggi è circondata. Contro questo degrado si agì con un'opera di restauro che nel 1976 riportò al parco circostante la villa al suo antico splendore. Oggi Villa Margherita è sede della divisione unità mobili dell'Arma dei Carabinieri e il parco ad essa adiacente è adibito a giardino pubblico ed in collaborazione con il Teatro degli Alcuni è sede di attività ricreativo-formative per bambini. Villa Margherita è un magnifico esempio di come le ville venete possano essere un'importante risorsa e di come si possano trovare con facilità per esse utilizzi che permettano di preservare questa fondamentale parte del nostro patrimonio artistico e allo stesso tempo di promuovere la cultura anche nelle generazioni più giovani. Ogni villa ha un incredibile potenziale e se sfruttate nel modo giusto, come nel caso di Villa Margherita, queste possono rivelarsi una risorsa inestimabile per l'Italia.